Annunciata l'82esima festa dell'uva e dei vini di Velletri. Nell'azienda agricola biologica La Luna del Casale, l'amministrazione comunale di Velletri ha presentato la prossima edizione della storica festa che si svolgerà dal 20 al 23 settembre. Dopo l'introduzione dell'assessore alla valorizzazione dei prodotti tipici, Carlo Guglielmi, sono intervenuti tra gli altri Paolo Lucchetta, della Unicoop Tirreno, l'assessore al bilancio della provincia di Roma, Antonio Rosati, e il sindaco di Velletri, Fausto Servadio. In un clima sereno e simpatico, la serata è continuata con la visita alla cantina, dove i numerosi ospiti, accompagnati dall'enologo dell'azienda che ha illustrato le varie fasi della vinificazione, hanno potuto ammirare la raffinatezza e l'organizzazione perfetta di questa azienda di eccellenza, passeggiando in ambienti suggestivi e carichi di fascino, che denotano l'attenzione che la Luna del Casale ha per i propri prodotti. Al termine della visita è stata offerta una degustazione degli ottimi vini accompagnati da invitanti cibi genuini. E per finire, illuminati da potenti fari, la vendemmia notturna, necessaria perché l'uva non perdesse tutte le sue caratteristiche di sapori e profumi che a causa delle temperature molto alte diurne sarebbero potute andare perse. Abbiamo organizzato questa iniziativa stasera nell'ambito appunto di Calici sotto le stelle, che è il sesto anno che si svolge appunto questa iniziativa qui a Velletri. Questa volta abbiamo voluto farlo qui all'Enoteca Comunale, che abbiamo inaugurato il 14 marzo di quest'anno, quindi soltanto 5 mesi fa, 6 mesi fa. Ci teniamo molto a questa iniziativa perché ci dà la possibilità di far conoscere i nostri pregi dal punto di vista vitivinicolo. Quindi in questa enoteca comunale troverete 8 vini di aziende di Velletri, esclusivamente di Velletri, vini DOC bianchi e rossi, prodotti nel nostro territorio, secondo il disciplinare di produzione e non solo. Troverete anche delle cose particolari, del Fiano e del Verdicchio, per esempio dell'azienda Le Rose, che è una particolarità del mondo vitivinicolo, diciamo, attuale del 2002, una produzione nuova, diversa dal passato, e quindi ci tenevamo a fare questa serata. Abbiamo cercato di abbinare al mondo vitivinicolo anche dei piatti tipici della nostra cucina, e qui c'è il ristorante Paradiso, che cucina all'istante, quindi direttamente sul posto, dei piatti tipici collegati appunto al vino e collegati anche al momento, considerando che siamo al 10 d'agosto, quindi Calici sotto le stelle, è tradizione a Velletri che si cucini il pollo con i peperoni. Una bella serata al fresco dopo una pioggerella che ci ha rinfrescato, vero? Quanto di meglio di bere un bicchiere di vino buono, dei pomodori col riso, del pollo con i peperoni, chiaramente siamo molto Ci è bene. sembrato importante coniugare questi due aspetti, produzione del vino e gastronomia, perché credo che Velletri e il territorio meriti questo. Io credo che noi, il futuro di Velletri, secondo me, è proprio su questo versante, sul versante turistico, enogastronomico e il versante agricolo. Non credo che ci siano altre possibilità per il nostro territorio, considerando che abbiamo un territorio meraviglioso dal punto di vista paesaggistico, l'Artemisio
che al nord, le isole Pontine al sud e la campagna Veriterna, che credo che sia una delle poche oasi rimaste nell'ambito dei castelli romani. In occasione della 82esima festa dell'uva e dei vini di Velletri si è svolta domenica 23 la storica giostra della Quintana a Palio delle De Garzie. Di fronte all'antica porta napoletana, confortati da un caloroso pubblico, i cavalieri del gruppo folcloristico equestre Città di Velletri, Andrea Marini, Nicola Daga, Alessio Mangiapero, Altieri Simonetti, Paolo Silvestrini e Franco De Masi, si sono fronteggiati per difendere i colori delle De Garzie, rispettivamente Collicello, Castello, Santa Maria del Trivio, Santa Lucia, San Salvatore e Portella. La giostra si è disputata su 5 batterie nelle quali i cavalieri hanno infilato con la lancia anelli di diametro sempre più piccolo. Grazie al gruppo folcloristico equestre di Velletri con Masi Franco, gli sbandieratori, tra poco ci sarà proprio la corsa delle botti, quindi poi riscopriamo e ricordiamo la nostra storia. Noi siamo qui in questa attività, ogni anno cerchiamo di migliorarla grazie anche al contributo e alla partecipazione di tutti i gruppi, le associazioni, ma soprattutto dei cittadini. C'è l'assessore appunto all'attività produttiva di Carlo Guglielmi, che ha lavorato insieme a tutto l'ufficio del comune per cercare di migliorare e rendere sempre migliore questa festa. Sembra che ci stiamo riuscendo, anche il tempo ci aiuta. Quindi Franco, grazie a questa tradizione che si rinnova ogni anno, alle De Garzie. Al vincitore Andrea Marini, che ha totalizzato 5 anelli su 5, è andato il palio, stendardo dipinto dalla signora Sabina Di Stazio, che rappresenta un cavaliere nell'atto di centrare l'anello, mentre il cavallo salta gli stemmi delle De Garzie sullo sfondo di Porta Napoletana. Ricevuti complimenti dal sindaco di Velletri, Fausto Servaddio, e dall'assessore alla valorizzazione dei prodotti locali, Carlo Guglielmi, il cavaliere Andrea Marini, vincitore di questa edizione, si è concesso il giro d'onore per riscuotere il giusto tributo di applausi e di calore dal pubblico. Poi, preceduto dagli sbandieratori del comune di Ertena, si è snodato per le vie del centro storico il corteo organizzato dall'associazione Sbandieratori e Musici di Velletri, a cui ha partecipato anche il gruppo Mos Ferri di Rieti, che ha lasciato il campo al palio nazionale della Corsa delle Botti, svoltosi subito dopo. Al via, domenica 23 settembre, la prima edizione veliterna del Palio Nazionale delle Botti, alla quale hanno partecipato, oltre alla squadra di Velletri, Anzio e Lanuvio per la provincia di Roma, rappresentanze delle province di Frosinone, Perugia, Catania, Salerno e Ancona. Prima di cavalleresca competizione, le squadre hanno dato vita alla simpatica quanto folcloristica gara eliminatoria disputatasi su 2 batterie di 4 squadre di fronte alla splendida Porta Napoletana di Velletri. Mentre per la finale, per allungare il percorso della gara, l'arrivo è stato spostato nella sovrastante piazza Caduti sul Lavoro, dove il sindaco di Velletri, Fausto Servaddio, con l'assessore alla valorizzazione dei prodotti locali, Carlo Guglielmi, hanno premiato i partecipanti. Arrivano, sono. Marciano, leggo bene? Marciano. Prima, quindi è
abbraccio con i colleghi, quindi di Ponte non manca. Arriva Serrone, manca Ripotto che pian piano se la sta prendendo comoda. Ripotto sta arrivando. Complimenti a tutte e quattro le squadre. Prima con il palio delle De Garcia e poi con il palio delle Bozzi, la partecipazione, signor Sindaco, è stata veramente notevole, lo possiamo vedere perché da questa piazza c'è uno scorcio bellissimo, tante persone che si stanno divertendo con le iniziative che il Comune di Velletri ha portato in piazza proprio per questa grandissima festa dell'uva, 82esima festa dell'uva. 82esima, insomma. Abbiamo un po' di storia, insomma, quindi lo vorremmo dire a chi ci vorrebbe cancellare appunto da questa storia, chi vuole appunto quest'area metropolitana, provincia e quant'altro. Allora, primo classificato, la squadra di Marciano, un bel applauso, i primi vincitori del primo palio nazionale delle botti di Velletri. Eccoli, sempre lui. Ma di che squadra sei? Io non lo so più perché sta in tutte le squadre, guarda. Vediamo giocare nella nazionale italiana. E che volevamo venire a trovare del nuovo, allora abbiamo vinto per questo. Non è ufficiale, presidente della Provincia. Vogliamo fare la foto. Certo, la foto di allora. Io, grazie a voi. Vi voglio augurare anche di vincere la gara nazionale, quindi spero di avervi qui il prossimo anno vincitori della gara nazionale. E visto che vi ha portato fortuna anche il vino di Velletri, magari portatevi le bottiglie così prima della gara vi fate un goccetto di vino di Velletri e con l'opera e potrete partire a vincere la gara di Velletri. Le riprese, le foto ci servono perché questa sarà la foto che immortalerà il primo palio delle...